Eccoci live, siamo in diretta anche su Facebook. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio in questa strana connessione dove siamo qualcuno a Milano, qualcuno a Como, sicuramente in molti di più alla libreria Raffaello con Luca Di Costanzo nella sua libreria. Costanza invece, Cerotta, responsabile del club del lettore di Capri, i due autori, l'autore del libro a tutto tondo, che è Angelo Monti, che è a Como, Renato, che ha curato le biografie invece del libro. Insomma, poco alla volta sveleremo questo mistero, però mi sembrava bella questa connessione strana, no? Tra a distanza, voi in presenza, noi da lontano. Spero che chi è lì con voi ci senta e possa seguire la presentazione. Allora, il mio compito, sono Patrizia Zerbi, sono l'editore di Cartusi Edizioni e, come avete visto, Le magiche donne di Capri è l'ultima presentazione dell'ultimo albo in uscita proprio dalla mia casa editrice, e mi sembrava l'occasione proprio bella, visto che ci stiamo avvicinando siamo nell'estate e quindi ci avviciniamo anche a Capri, spero molti di voi lo possano fare, era bello fare proprio in questo momento per noi chiudere le presentazioni con voi e che quindi raccontate e raccogliamo le emozioni che questo albo illustrato così particolare, così speciale può dare e può evocare anche. Allora, cominciamo dalle presentazioni. Vabbè, il libraio si presenterà lui, ma credo che molti lo conoscano. La libreria è una libreria importante di Napoli che ha dato la sua disponibilità e sono molto molto felice che condividiamo questa occasione. Grazie a voi. Poi c'è Costanza Cerrotta, che da cui è partito tutto, perché mi ha chiamato dicendo: voglio fare una presentazione, responsabile del club dei lettori di Capri, voglio fare con voi, con te, una presentazione di questo bellissimo albo che aveva avuto modo di vedere. E da lì siamo partiti mettendo insieme storie, incroci, come in questo caso. E poi ci racconterà un po' della sua impressione su questo albo illustrato. Poi abbiamo Angelo Monti, che in questa strana occasione è autore, ideatore, illustratore di questo albo illustrato, nonché mio compagno di viaggio, vero? Nel senso che è mio compagno di vita da più di 40 anni, quindi è una storia che ci lega tantissimo. E ve lo presento in un termine più formale. Quindi, architetto, vive e lavora a Como, è da sempre molto interessato ai temi di cultura, di urbana, di paesaggio, ha insegnato all'Università di Ferrara e di Parma. Il disegno è proprio a mano libera, è sempre stato per lui uno strumento, devo dire, felice del mestiere, ma anche un suo modo, secondo me, di raccontare e di osservare la realtà e di restituirla. E questa sua dote io l'amo tantissimo, devo dire. Non è il primo libro, Capri è naturalmente per me e per lui forma di innamoramento anche per lui, e a Capri ha deciso di dedicare questo albo. Quindi, come capite, le connessioni quante sono e quante sono ampie. Non è il primo libro che fa con Cartusia, ma è ormai il terzo. Ne abbiamo fatti due di Architettiamo per ragazzi, su Gio Ponti e Terragni. Questo invece è, diciamo, più rivolto a un pubblico più ampio e non legato così tanto al termine dell'architettura. Renato Esposito, biografie che lui ha voluto sostenere, piccole, brevi biografie, che è stato coinvolto da Angelo e da me proprio perché ci sembrava importante restituire le storie di queste donne, 19 donne che Angelo ha raccontato,
in maniera inusuale, con un taglio, come diciamo noi, attraverso il suo sguardo da caprese. Che grande esperto, giornalista, pubblicista, vive a Capri da sempre, da 30 anni approfondisce il rapporto tra intellettuali, l'isola, traduzioni e racconti dedicati all'isola. E ha questo taglio che è il suo modo di vedere, che lui chiama capritudine. E ci sembrava un modo importante di descrivere queste donne e la loro relazione. Quindi questa è un po' la premessa. Allora, entriamo un po' in merito al libro, velocemente. Le magiche donne di Capri, alla fine, io e Angela ne abbiamo selezionate 19. Lui ne aveva fatte più di 40, quindi è stato esplosivo nel suo viaggio. 19 che sono connesse tra di loro nel tempo, nello spazio, ma soprattutto che li legano personalmente da una grande passione, storia d'amore con l'isola. È un po' questo che mi era piaciuto nel viaggio che lui aveva intrapreso, cominciando a interpretarle e a disegnarle. Credo che sono grandi donne diverse, quindi un panorama di intellettuali, artiste, anche donne famose, la Jacqueline Kennedy una per tutte, no? Ma che sono iconiche, ma che comunque secondo me nell'insieme l'isola non è lo sfondo, ma è proprio la vita pulsante, perché è così. Noi che la frequentiamo e la conosciamo, siamo stati adottati da Capri da 40 anni, c'è molto molto di più di quello che appare dell'isola, secondo me. E questo era il tentativo anche di affettuoso che Cartusi ha fatto, di restituirgli attraverso una casa editrice milanese, il cui nome è nato proprio da Capri. Cartusi l'ho dedicata 40 anni, 35 anni fa, proprio alla Certosa, il nome della Certosa, secondo me rappresenta. Quindi si rivolge a un pubblico molto ampio, è fatto in italiano e in inglese, quindi abbiamo fatto questa scelta, perché secondo noi era molto importante che arrivasse un po' a tutti, a un pubblico ampio, non solo quello specialistico, non solo al turista, ma anche alla persona appassionata dei luoghi. Ed è il primo titolo di una collana che è curata sempre da Angelo Monti, che è quello dei paesaggi delle donne. Non vi dico, si è già messo, ha già fatto altri viaggi, per cui sarà impegnativo questo percorso che lui ha attivato, ma che io con molta passione ho sposato, perché davvero è una bellissima idea. Ecco, questo è un esempio, poi racconteranno gli autori altre figure. Come vedete, un testo breve scritto da Renato, sintetico. La traduzione l'ho fatta fare a un madrelingua, quindi a John Fox. La redazione ha lavorato l'immagine, l'aforisma, che è un altro modo di raccontare di Angelo, rappresenta un po' la prima lettura importante del libro. Ci sono tante chiavi di lettura. 19 avrebbero potuto essere molte di più, ma ci siamo limitati per il momento, non possiamo pensare di andare avanti. Allora, questa è la brevissima introduzione. Adesso chiedo al libraio, a Luca, il suo punto di vista. Cosa ne pensa di un albo come questo? Allora, dobbiamo dire una cosa importante. Quando una casa editrice di Milano fa un libro su Capri o su Napoli, noi siamo sempre un po' titubanti. Invece, quando l'abbiamo avuto tra le mani, abbiamo avuto la percezione di un prodotto sartoriale. Perché noi li cuciniamo. Noi li cuciniamo, hai ragione. Che è stato fatto con attenzione, si vede anche dalla grammatura delle pagine, perché il libro deve essere anche vissuto fisicamente. E quindi hai il piacere di avere le pagine in una determinata grammatura e ti dà la soddisfazione di girarla. Sono d'accordissimo. Dobbiamo essere
è un prodotto editoriale che ci è piaciuto da subito, quando ci hanno proposto di fare la presentazione anche con qualche difficoltà abbiamo detto sì, perché mi ringraziamo. Abbiamo fatto altre presentazioni, ma o erano tutte offline, okay, o erano tutte solo online. Questa versione mista ci spaventava un po' all'inizio, speriamo che possiamo dire lo stesso alla fine, incrociamo le dita. E la cosa interessante è stata una cosa che a volte gli editori nostrani, cioè campani, mancano, è la traduzione, perché secondo me è il valore aggiunto. Noi abbiamo un pubblico che conosce quest'isola, in Campania l'amiamo tutti, ma in Italia l'amiamo tutti, ma forse è una delle isole più amate nel mondo. Dobbiamo pensare appunto a tutti i personaggi che raccontiamo in questo libro, sono tutti personaggi che ci regalano uno squarcio di un'isola che è pochi chilometri quadrati, ma nel frattempo racchiude una storia che è millenaria in un certo senso. Assolutamente vero. È molto ricca. Ti abbiamo perso, Luca. Mi sentite? Quindi quando ti stiamo perdendo, Luca. Abbiamo parlato troppo presto della connessione. Io direi che, Luca, prova a spegnere e riaccendere il microfono, perché non ti sentiamo. Vediamo se Federica, la cartusina, riesce a fare qualcosa. Perché noi siamo intanto in diretta su Facebook, al di là della presenza. Andiamo avanti. Andiamo avanti? Loro ci seguono o no? Ti raggiungono subito. Ti raggiungono? Allora, a questo punto comincio a dare la parola all'ospite, l'autore, a tutto tondo, Angelo Monti, che tutti i cartusini, le cartusine non aspettavano altro. Che eccoci tornati, scusateci. Ah, ci siete. Stavo passando ad Angelo, però adesso finisci, Luca, finisci. No, vabbè, comunque dopo questo... Comunque nel frattempo, come dicevo all'inizio, è un libro che si percepisce che ha avuto una storia di amore. Bravo. Per l'isola e soprattutto per le sue donne, ed è un libro che rappresenta ancora quell'editoria, diciamo, virtuosa, perché ormai purtroppo, come tu ben sai, l'editoria cerca di fare numeri e quindi perde in qualità. E noi librai, che lo facciamo da tanto anno, ce ne accorgiamo, però purtroppo il mercato va in questa direzione e noi cerchiamo di resistere regalando appunto delle scelte consapevoli, come appunto aver scelto Le magiche donne di Capri. Grazie, guarda, siete la nostra, siete la libreria ideale per noi, perché noi crediamo nella qualità, nella bellezza, quindi grazie di averci ospitato e di essere in questo triangolo stranissimo. Allora, non perdiamo tempo, adesso do la parola, visto che siete tornati, all'autore, Angelo Monti, il punto di vista dell'autore. A te la parola, Angelo. Beh, buonasera a tutti e grazie per questa occasione. Condivido con Patti questa idea intrigante di essere a distanza, ma di essere molto uniti. Poi si è parlato molto di bellezza già in queste prime battute, si è parlato dell'amore per le donne. Io sono innamorato di una bellissima donna da sempre, ma questo non mi impedisce di
di avere anche un grande trasporto per la figura femminile. E mi fa piacere che questo poi si colga anche, da come avete detto, dai commenti che avete appena fatto, si riesca a cogliere già anche in questo libro. È un po' inconsueto questo mio ruolo. Io in realtà, come diceva Patrizia, faccio l'architetto, ho insegnato, continuo a fare l'architetto, sono un architetto, non sono un illustratore in senso classico, però ho questa dedizione al disegno che è uno strumento per leggere, per capire. Voi sapete, i grandi fotografi lo riescono a fare quando fotografano un luogo e da quella foto voi rintracciate delle suggestioni, dei collegamenti. Ecco, a me serve il disegno per fare questo. Non sono un grande fotografo, però il disegno mi aiuta molto. È come dire lo chiamavano nel Novecento, ma io sono un uomo del Novecento, quindi mi posso permettere di usare questa terminologia, lo chiamavano i cahiers de voyage, cioè piccoli notebook, direbbero oggi, che raccolgono impressioni. Ecco, io non sono forse un grande viaggiatore, vi direbbe Patrizia, perché sono piuttosto un sedentario, nel senso che mi muovo talmente tanto. Anche oggi sono arrivato mezz'ora prima che aprissimo questa bellissima occasione di diretta, e per cui viaggio già molto e quindi tendo ad essere un po' sedentario. Però il viaggiare è anche un viaggiare mentale, assolutamente. E il viaggiare mentale è anche un viaggiare in cui tu ti soffermi su alcune impressioni e cerchi di interpretarlo. Io ho scritto nella piccola prefazione, ho raccolto un po' alcune idee che io ho del paesaggio, che ho sempre cercato di comunicare anche attraverso i miei scritti o i miei lavori, e cioè che il paesaggio, sì, certo, è anche il panorama bellissimo che noi possiamo, tutti noi, possiamo apprezzare, e figuriamoci su un'isola come quella di Capri, o nel Golfo, per coniugarla con un altro luogo splendido e straordinario, che è la città di Napoli, la città porosa, che diceva Walter Benjamin, che non a caso torna anche indirettamente nel racconto delle donne di Capri, perché c'è una pagina dedicata ad Asia Lassis che è poi stata una delle passioni di Walter Benjamin. Ecco, questo raccontare però i luoghi è, secondo me, non è solo il fermarsi al bel quadro, ma è andare, per quanto possiamo, più in profondità. E più in profondità, che cosa leggiamo nei nostri paesaggi? Beh, leggiamo una costruzione molto paziente, molto lenta, delle trasformazioni che si sono raccolte nel tempo e si sono depositate nel tempo. Ecco, la bellezza della lettura di un paesaggio è riprendere tutte queste storie, perché quel paesaggio in fondo ce le dice tutte, ce le racconta immediatamente tutte. E se non le vediamo è un problema nostro. Allora, io non credo di essere riuscito a vedere tutte le tracce dell'isola di Capri, nonostante ci vada da 40 e passa anni, come vi diceva Patti, nonostante l'innamoramento da subito, nonostante il mio scapocchione amico Massimo Esposito che mi ha adottato ancora, studiavamo insieme alla facoltà di architettura di Firenze. Ecco, io non so certamente di averlo raccontato, ma anche sono contento di non averlo potuto raccontare, perché è la ragione per cui io tornerò altri 40 anni, dubito, ma insomma l'aspirazione all'attesa di vita è sempre una grande proiezione di futuro, e ci tornerò e quindi avrò modo di scoprirne tante altre. Io credo che questo sia un po' il segreto. Poi l'invito che ho fatto a Renato è un amico da sempre, anche lui, ed è l'invito a una figura che mi sembrava perfetta. Cioè, mi sono detto, ma mi metto a scrivere io le suggestioni che queste figure femminili
possono aver incontrato nell'inserirsi o nel coinvolgersi con Capri. Ma no, meglio di Renato, che su queste cose ha costruito itinerari infiniti, credo nessuno lo possa fare. Per cui mi sono piaciuti moltissimo questi suoi spunti, non sono delle biografie, ma sono proprio degli spunti, che si coniugano bene, secondo me, con altri spunti, che sono quegli spunti grafici, e se potete accettarlo come una non presuntuosa affermazione, sono anche i brevi aforismi. A me piace molto il breve aforisma, perché di solito sono un po' eccessivo nelle esposizioni, ma poi ritrovo questa sintesi, e questa sintesi è una piccola traccia anche lei, non è certamente esaustiva, è aperta a tutte le interpretazioni che un lettore può fare, però è come dire, ti do una mia personale spunto e farne l'uso che tu ritieni più proprio. Ecco, questa qua per esempio, questa è, vabbè, io non entro adesso nel merito delle singole figure, io dico semplicemente che Sibilla Leramo, come le altre figure femminili di questo libro, è e rappresenta comunque innanzitutto una donna che di tensione. Ecco, a me piacciono molto le donne di tensione, le donne che hanno un impegno forte, vivono questo impegno forte, anche con le loro condizioni a volte tormentate. Sibilla ebbe una vita sicuramente tormentata, anche da un punto di vista sentimentale. E quindi rappresentarla a Capri, dove visse anche una stagione giovanile, ma dove in fondo, cercò di riproporre quella che lei stessa ha chiamato un'illusione d'amore, ed è un'illusione matura verso un amore che era anche contro ogni convenzione, a me sembra già di per sé una figura straordinaria. Io non sempre ho rappresentato il teatro, ma è un teatro che è di fatto invece il vero motore di questo libro, e cioè il paesaggio caprese. Non sempre l'ho messo in relazione, come posso dirvi, didascalica con la figura femminile. Probabilmente Sibilla, su quella villa pompeiana, sicuramente si affacciò, ma certo non vi visse, però mi sembrava forte questa connessione con un paesaggio che era un paesaggio quasi urbano dentro alla natura. E in fondo, se ripensate a delle opere di Sibilla Leramo, questa relazione la scoprite, la intuite. Poi che sia una villa ottocentesca fatta da un tedesco e riproponendo un impianto di tipologia romana, beh, insomma, per un architetto è una specie di trionfo dell'impossibile, naturalmente. Passa al secondo, facciamo vedere perché... È qua diverso ancora, e qui è addirittura una figura caprese. Rosina Ferraro è la bellezza che diventa musa per grandi artisti, ma è la bellezza, posso dirvi, verace, cioè quella bellezza spontanea, quella bellezza a volte anche selvatica, che trovi nei tratti anche somatici della bellezza femminile caprese. E secondo me, un po' memore del quadro di Sargent sulla Locanda Pagano e lei sui tetti, ma i tetti delle boffe sono una geografia del paesaggio caprese, e quindi lo leggete già in questa immagine, no? Questa realtà della forma, che è forma ed è sostanza anche del paesaggio. Vai pure, ne vediamo un altro. Fede. Ho parlato di Benjamin, questo amore interrotto lo vorrei definire, di Walter Benjamin, ma per chi? Per una figura eccezionale, secondo me, questa rivoluzionaria. Ma voi capite, siamo all'inizio del Novecento, la prima metà del Novecento, donne che
si erano messe in gioco, lasciate perdere l'adesione o meno al loro pensiero, ma cogliere la forza, il coraggio, la volontà di essere anche a volte, come fu Asia, intransigenti, talebaniche probabilmente, ma certamente votate a una causa. E è una capacità così moderna, ancora non raggiunta dalla donna, molto spesso, e non per colpa delle donne, ma non raggiunta oggi, e che queste donne hanno anticipato, e che queste donne hanno saputo in qualche modo rivendicare. Beh, devo dire che capite bene perché parlo di un amore per la figura femminile, perché è facile pensare le stesse cose per Walter Benjamin, peraltro filosofo e pensatore che amo profondamente e che, come qualcuno di voi saprà, ha ispirato moltissimo la lettura urbana. Quindi qui faccio un po' il professore, non poteva che essere uno dei miei riferimenti. Però qua, tra il confronto tra Asia e Walter, è tutto sommato, mi sembra che sia questo, in questo caso, in questa idea di una passione sospesa e forse mai risolta, ma in questo caso il protagonista sia proprio Asia, più che il grande, come dirvi, monumentale Walter Benjamin. E ancora un'immagine, mi pare che abbiate preparato. Ah, questa mi piace. E questa qui ha la forza della bellezza. Io l'ho detto, Graziella Lonardi è una donna bellissima, una donna che ha vissuto la Capri del dopoguerra, la Capri, come dicevano di Milano, la Milano da bere, la Capri da bere, la Capri probabilmente anche proprio glamour degli anni 50, e poi scopre questa passione straordinaria per l'arte e ne diventa una protagonista. Voi pensate che Graziella Lonardi, collezionista, mecenate, organizzatrice di mostre, lei porta Christo a Roma per la prima volta nel 73. Lei fonda con Moravia il premio Curzio Malaparte. Sono dentro, spiega l'edificio. Questo qui, è importante. Ecco, il paesaggio caprese, lo vedete? Il paesaggio caprese è anche Villa Malaparte e addirittura può esserlo un interno dove, con una magia, perché la magia è delle donne, ma a volte anche dell'architettura, con una magia straordinaria, le grandi finestre di Casa Malaparte inquadrano il paesaggio. Inquadrare il paesaggio non è recintare il paesaggio. Inquadrare il paesaggio è dare una chiave di lettura del paesaggio. E quando voi, chiunque di voi, avrà la fortuna di percorrere il mare di Capri prima di arrivare a Monacone, prima di arrivare ai Faraglioni, intravederà lo sperone di Villa Malaparte e in un certo punto, i miei amici lo sanno perché chiedo perennemente, Patrizia poi si è anche stufata, chiedo perennemente di fare un piccolo passaggio perché c'è il punto in cui voi attraversate Casa Malaparte con l'occhio, perché l'attraversate attraverso le due finestre contrapposte che si aprono verso il cielo. E infine credo... Mai. E qui chiudo. Perché il tempo puro è il tempo di Marguerite Yourcenar. E perché ho immaginato Marguerite Yourcenar che a Capri è stata, c'è anche una piccola lapide su alla croce, e forse anche qui vivendo un momento molto difficile della sua vita, però non posso non immaginare che Marguerite, che l'autrice delle memorie di Adriano, non avesse un'affinità elettiva con un luogo come Villa Iovis, come la Villa Tiberiana.
non era possibile. E la Villa Jovis è un'altra, prendetevi Google, andatevela a leggere dall'alto, perché a volte la lettura anche zenitale, oggi le tecnologie ce lo permettono, la lettura zenitale ci rivela la capacità della storia di leggere i paesaggi, di leggere la geografia dei luoghi. E questo è uno degli elementi più fascinosi che, secondo me, accompagna la narrazione delle donne magnifiche e magiche di Capri. Ah, una piccola ultima chiosa. Questo libro è nato in realtà, come lo dico sempre a Paati, lei poi mi corregge sempre, ma qua colgo l'occasione che siamo separati momentaneamente, fra poco ci rivedremo, non abbiate timore, però lo chiamo sempre un divertissement. È un divertissement. Io disegno sul divano. Io disegno adesso, poi con uno, prima disegnavo con matita e penna, adesso malauguratamente devo dire mi ha regalato proprio Patrizia qualche anno fa un iPad e oggi sono molto digitalizzato, con due condizioni. Primo, che uso un'applicazione la più basica possibile. Non mi piace la tecnologia. Primitivo, sei un digitale primitivo digitale. Secondo, che non uso la fotografia per sovrapporre, perché mi piace ricostruire le proporzioni, è un piccolo mio vizio. E terzo, che rigorosamente lo faccio sul divano, distraendomi quasi sempre dalle serie televisive, per cui alla fine confondo una con l'altra, ma poco male. Ecco, questo libro è diventato libro non perché fosse nato come libro, perché l'ho voluto, perché era voluto bellissimo. Devo dire, quindi, la magia è di Cartusia. No, vabbè. Grazie a tutti. Grazie, Angelo. Allora, capite quanti incroci, quanti incontri. Renato, quando poi Angelo ha detto, ti ha chiamato, ti ha detto, sei pronto per fare... Ci eravamo visti anche molto... L'hai visto un po' la genesi, no? Ma poi a un certo punto è diventata una cosa seria. Ho deciso di realizzarlo. Avevamo selezionato il numero di donne che potevano star dentro in questo albo e quindi Angelo ti ha coinvolto per la stesura delle biografie. Racconta. Questo libro è iniziato nel 2019. Angelo mi mostrò i disegni di 40 donne. 40, quello che dicevo prima. Sì. E sono poche, perché poi le donne magiche di Capri sono molte, molte di più. E quindi questo libro è nato per una forma di fascinazione, di, come ha scritto giustamente Angelo, di innamoramento. Ci sono state persone che a Capri sono venute per un giorno, tipo un'altra donna magica come Gracie Field, e sono rimaste per tutta la vita. Quest'idea che poi i tedeschi racchiusero in un termine che era la Sehnsucht. La Sehnsucht è una forma di malattia. Però io nello scrivere i testi mi sono chiesto: qual è il filo rosso che lega tutte queste donne? È il fatto che Capri è sempre stata un'isola utopica e atopica, cioè un non luogo. I tedeschi la chiamavano la Zauberinsel, l'isola fantastica. E queste 19 donne, come tante altre donne, che io ho definito delle naufraghe felici, hanno deciso di venire a Capri per ricominciare, per ritrovare un luogo dove venivano accettate. Perché Capri è stata sempre un'isola tollerante, ha accettato le diversità,
proprio in questo momento in cui noi parliamo, e io ritrovo vergognoso che si possa ancora discutere riguardo una legge Zan assurda in un paese democratico. Noi a Capri all'inizio del secolo abbiamo accettato movimenti politici rivoluzionari, donne e uomini che ricercavano una propria identità sessuale. A Capri è approdata Gerda Wegner, che è stata immortalata in questo bellissimo film che è Danish Girl, e ha creato delle opere d'arte. Quindi Capri è stato un magnete dell'anima. C'è da dire che negli ultimi anni è stato grazie a due donne napoletane che si è data questa lettura femminile della storia di Capri. E chi voglio ricordare? Una è stata Lea Vergine, con un libro che è Frammenti postumi, che ha incominciato a studiare le figure dell'Andreieva, di Gorghi, oppure di Benedetta Cappa, oppure di Asia Lacis. È la prima che ha capito che dietro a dei uomini c'erano delle donne fondamentalmente rivoluzionarie in tutti i sensi. E un'altra donna particolare che ha amato Capri e che ho conosciuto è stata Fabrizia Ramondino, napoletana, che con Dadapolis ha dato questa visione immaginifica, ha dato un'interpretazione di che cosa erano la terra delle sirene. E in questo senso qui io ho cercato di scrivere. È la libertà, questa ricerca di libertà, libertà personale, libertà politica che legava queste donne, era la spinta che le ha legate a Capri. Perché Capri, in un periodo particolare, è stata un'isola in cui le donne hanno ritrovato la propria libertà. Poi ci sono le donne capresi. Le donne capresi, le fascinarelle, quelle che andavano sui pizzi a fare le schiappaiuole, come le chiamo io, quella che poi Martone in Capri Revolution ha voluto anche immortalare, quelle che avevano questa idea di un attaccamento viscerale sull'isola, ma avevano anche una voglia di fuggire, le modelle come Rosina Ferraro, che va via da Capri perché sposa Bars, ma per tutta la vita sogna Capri. Questa idea sempre che le donne di Capri hanno avuto di fuggire e di rimanere, di essere rapite da quest'isola. Però è particolare come queste ostiarie, ostesse, che avevano creato il locande per gli artisti come Donna Lucia Morgano. Ma ripeto, sono tante, tante le donne. Può essere, fra anni faremo un altro libro con Angela, perché poi in questa ricerca ne ho trovate tantissime, anche donne minori, ma donne fondamentalmente che avevano questo anelito di libertà. Voglio finire con una particolarità che poi in questa ricerca ho riscontrato. Quattro donne sicuramente, e una forse, sono state amanti di Gabriele D'Annunzio. Una è stata Roman Brooks, che D'Annunzio chiamò Cinerina per il suo modo di dipingere. Una è stata la eclettica, magica Marchesa Casati Stampa. D'Annunzio dà tre nomi. La chiama Corè, la chiama Domina, Mona Lisa, e come questa idea, la Marchesa Casati Stampa che fitta la casa di Axel Monte non gliela vuol dare perché capisce che è lei, riempie la piazzetta di tutto e di più, finché poi Axel Monte, suo malgrado, gli deve fittare Villa San Michele.
Un'altra è Eleonora Dusse, che si rinchiude dentro Villa San Michele, però in fondo è stata la prima esponente di quello che noi abbiamo chiamato amore e odio nei confronti dell'isola, di vedere sempre la casa dall'alto. E un'altra è la famosa Mananà Pignatelli, che poi in fondo è Bragaglia a far diventare famosa con Totò, quando crea questo personaggio della baronessa von Kraffien, quella che dorme in una bara nera. E poi c'è l'Aleramo, non sappiamo se l'Aleramo ha avuto un rapporto con D'Annunzio, l'ha conosciuto nel 1912, ma è un segreto. Particolarità, e con questo voglio finire, D'Annunzio non è mai venuto a casa. E non sa cosa non si è perso. Però, come dicono a Napoli, se ne è visto bene. Grazie Renato. Allora, giustamente si è valorizzato questo aspetto che a noi piace molto, a Cartusia piace molto, della libertà che Capri ha rappresentato, ed è una delle cose che Angelo nelle sue figure, nei testi poi di Renato che ha scritto le biografie, abbiamo cercato di valorizzare. Noi crediamo molto come Cartusia nelle donne e nella capacità che abbiamo di costruire anche il futuro, il mondo. Allora, torniamo a una donna. Costanza, adesso tocca a te. Sì. Sì. Responsabile del club dei lettori. Ce l'abbiamo fatta. Allora, nel momento in cui ho visto l'articolo che parlava delle magiche donne di Capri, mi è venuto proprio spontaneo contattarvi, perché adesso devo spiegare, prima aperto così, adesso chiudiamo, perché... Guarda, sai perché? Io credo che il mio punto di vista è quello forse appunto caprese, dei lettori capresi. Noi viviamo una sorta di paradosso, io ci penso sempre. Noi che viviamo a Capri spesso perdiamo la visuale del non luogo. Ecco, mi voglio rifare a quello che ha detto adesso Renato. Il non luogo, io credo che noi lo perdiamo. Standoci 365 giorni all'anno, rischiamo di perderlo, perché la quotidianità fatta di piccole e grandi difficoltà, ma come ogni luogo, perché sappiamo ogni mondo, ogni luogo e paese, ci fa perdere la bellezza. Ora, non è che perdiamo la bellezza del panorama, ecco, mi rifaccio un po' a quello che diceva Angelo, il panorama l'abbiamo sempre davanti, l'apprezziamo, ma forse neanche tanto. Ma quello che perdiamo forse è proprio quello che hanno trovato queste donne, quello che hanno trovato tanti altri autori, studiosi, che Renato ci ha fatto veramente imparare, ci ha insegnato in tutti questi anni. Perdiamo proprio il loro punto di vista, che è questo vedere Capri come non luogo. Quell'essenza che, verso cui, ecco, per esempio, queste donne hanno cercato di raggiungere per stare bene, per essere libere, alla ricerca di qualcosa. Perché io ho sentito in questo libro molto la tensione. Un po' questa parola tensione mi sembra uscita, Angelo, da te o da Renato. La tensione di queste donne si sente. Donne alla ricerca di qualcosa. Bene, quindi alla fine, facendo appunto una sorta di paragone, è un po' quello che dovremmo fare, forse non dovremmo mai dimenticare di fare noi capresi, di avere sempre sentire sempre la tensione di voler assorbire ancora di più quella che è l'essenza dell'isola, qualcosa che non si può descrivere forse. Oddio, Angelo ci è riuscito con le immagini, Renato con i suoi spunti, però c'è qualcosa veramente di profondo che noi capresi a volte perdiamo. E quindi per me poter leggere un libro che parla appunto di magia, di questa magia che qualcuno ha cercato di cogliere, per noi è tutta scuola, è tutto insegnamento, è tutto modo per mantenerci sensibili, per non indurire il cuore, perché può succedere. Anche in un'isola bella può succedere. Quindi questo è uno spunto, un'opportunità che ho ricercato per mantenere comunque il cuore sensibile, sempre in tensione, sempre pronto a dirigersi verso qualcosa. Io vedo così la lettura in generale,
forma dei libri che parlano di Capri è sempre una tensione verso qualcosa che noi non vediamo ma che dobbiamo comunque percepire dell'isola, che sia capritudine, che sia tensione, che sia il non luogo, e con i libri possiamo appunto ritrovare questa forza. Con i libri. Assolutamente sì. E io ci credo anche, ci credo, è così. Costanza, credo anche con le nuove generazioni, perché questo libro è una strana commistione, perché noi siamo una casa editrice principalmente di libri per ragazzi, è proprio la nostra natura, albi illustrati, eccetera. Diciamo, parliamo anche a tutti in realtà. Quindi la nostra attenzione è stata quella di restituirgli anche una leggibilità, un'alta leggibilità, cioè nel senso che può essere un modo trasversale di lasciare segni anche nella vostra isola, secondo me. È un po' la responsabilità che abbiamo. Noi ce la sentiamo sempre quando costruiamo un libro, e Angelo lo sa benissimo. Banalmente, se avete notato, la scrittura, e quindi ringrazio in questo anche Matteo Gregorietti, il grafico, abbiamo fatto una scelta di caratteri leggibili, facili, la traduzione che sia altrettanto, cioè non su un tema così avrebbe potuto diventare una nicchia. Secondo me è un bel libro per tutti, cioè un libro per veramente che attraversa l'isola, ma attraversa anche i lettori, però senza sminuire, no? Valorizzandolo. Quindi, insomma, si possono fare bei libri curati, e sono d'accordo con Luca, che siano preziosi e molto, molto, molto curati, perché noi veramente, chi conosce la produzione cartusea, li cuciniamo, seguiamo la stampa, tutta la filiera italiana, insomma, la follia pura. Però, secondo me, merita, perché i libri rimangono, i libri devono essere oggetti preziosi, no? Che tu hai la soddisfazione di girar pagina, di sentire l'odore della carta uso umano, no? Delle cose belle, perché il libro è prima di tutto bellezza, secondo me. Siete d'accordo? Vero, assolutamente sì. Noi siamo molto orgogliosi. Quindi forte l'impegno per i giovani. Brava, secondo me. Fate davvero bene, perché è un merito, sì. Secondo me questo è un libro, ti dico, che abbiamo anche pensato poi per poter arrivare anche addirittura alle nuove generazioni di capresi, per paradosso, no? Che è un modo di sentire la loro isola, come dicevi tu, che in fondo c'è un modo anche a volte sbagliato, no? Di vivere il luogo o il non luogo che ti appartiene, però è un modo anche per riscoprirlo, il valore. Guarda, dico quest'ultima cosa, poi lascio la parola di nuovo ai miei amici qui. Noi abbiamo la tendenza, ecco, di scappare, vedi, appunto, abbiamo visto Rosina, qualcun altro di queste donne che ha voluto, perché appunto che cercava qualcosa fuori dall'isola. Anche noi oggi siamo un po' così. Il desiderio comunque sempre di voler scappare per cercare il mondo, per scoprire il mondo, è forse anche giusto e giustificato, però poter ritornare alla propria essenza comunque è fondamentale per noi, altrimenti ci si perde. Assolutamente d'accordo. E questo anche i giovani devono... Una cosa che volevo aggiungere, il lavoro che ha fatto Angelo, no? Di come in 35 anni che io accompagno le persone nelle case, nelle ville, di come queste presenze di personaggi ancora si riescono a percepire, no? Prima Angelo parlava di Villa Malaparte, no? Questa idea, ora 25 inaugureremo una piccola piazzola dedicata a Malaparte, perché proprio da quel punto si riesce a percepire che Villa Malaparte è una nave greca che naviga nel mare. Questo lo riesci a percepire pure quando vai a Villa Malaparte, che purtroppo non si può visitare, entrare, ma hai quest'idea del movimento, e Angelo ha colto un'idea molto bella che poi ritroviamo a Villa Lisis, che le finestre, Angelo, erano dei quadri. Crea Chimo a Villa Lisis, ma poi lo supera
libero chi per lui, perché poi Villa Malaparte è un mix tra Malaparte, questi mastri muratori capresi che uscivano fuori di testa, come dice Cerio, quando dovevano fare gare. Però l'idea di, poi, di Villa Malaparte è del movimento, no? Di come questi quadri. Ma in ogni casa che Angelo ha descritto, noi percepiamo queste presenze, no? Quest'idea, quelli che poi sono stati definiti genius loci, no? Fuggenti delle volte, perché poi fondamentalmente Capri si sta trasformando, no? Però le percepisci, le puoi percepire in una giornata di tramontana autunnale, oppure nelle giornate di caldo, camminando per le boffe, no? In queste case senza architetti, che poi fondamentalmente sono le più belle, no? Quando si costruivano le case a Capri per l'essenzialità di vivere, di godere del terrazzo, della pergola, e nelle ore di controra, io dico sempre, d'estate, camminando per questi vicarielli capresi, queste presenze le senti più forti. Allora, posso aggiungere, Luca, una cosa, sì. Patti? Posso, sì, aggiungere una cosa proprio a chiosa mia finale velocissima? Volevo dire un breve commento, perché secondo me ha un caprese, ecco, se posso dire, ha un caprese, per un caprese, credo sia importante però recuperare una dimensione che quest'isola ti offre. Allora, io amo molto quando la definizione di atopos, di atopico, che ha dato, più volte richiamato anche Renato, però io dissento da lui sul fatto che poi la traduzione più letterale sia non luogo. Io non credo che in questo caso l'atopos di Capri sia un non luogo. Nel senso che non luogo, dopo la fortunata definizione di Marco Auger, cioè di un grande antropologo, ha assunto questo valore di ambito dove si perde la nostra relazione con lo spazio. Ecco, a Capri non lo perdi mai. Quindi è atopica, forse più perché è disturbante, forse perché è più, come dire, inclassificabile per noi, più che perché non rappresenti un luogo. Anzi, è proprio lì. E voi avete un tesoro, un po' messo in discussione ovviamente oggi dal consumo che il grande turismo di massa provoca, ma che vale per tutte le nostre città. Per Como, per Milano. Per tutte le nostre città e tutti i nostri spazi di vita. Però, quindi non so quanto sia facile, ma è questo valore identitario, questo valore relazionale che queste donne, con questa voglia di libertà, introducevano e raccoglievano nell'isola di Capri. Quindi avete un territorio strepitoso su cui lavorare per ribaltare questo riferimento ai non luoghi e per forse valorizzare invece il suo essere luogo utopico, forse. Nel futuro anche. Grazie. Luca, tocca a te, chiudi il libraio. No, ci sono. Ecco, okay. Mi piacere sentirti. No, dopo tutti questi interventi così interessanti e forbiti, cioè la chiusura a me veramente penso che sia fuori luogo. Ma perché? Comunque, no. La cosa che però si evince alla fine di tutta questa conversazione è che Capri è un luogo dell'anima. Sì. Quando si dice non luogo, forse bisognerebbe correggerlo con un luogo che è presente nella nostra anima, se ci siamo o no, non importa. Un po' come qualcuno dice il palazzo mentale, no? Dove rifugiarsi. E Capri è proprio questo.
questo libro ce la racconta con 19 storie femminili, 19 biografie magistralmente dipinte anche, e quindi ogni singola tavola potrebbe diventare un quadro, questo anche per la qualità della carta, ma non ci torniamo. Da libraio, giustamente, gli editori e libraiano questa, giustamente, attenzione. Io come ultimo suggerimento farei una citazione di una donna che ha vissuto anche le capri, che è Sofia Loren. Questa è da libraio, però, accattata vigna. Giusto. Non potete fare anche a meno delle magiche donne di Capri. No, ma lo dico anche perché secondo me bisogna premiare la qualità editoriale e non bisogna comprare il libro perché è il libro che è in vetrina, cioè nel senso il libro che tutti leggono. Ci sono tantissimi libri che tutti leggono e sono bellissimi ed è giusto che sia così, però ce ne sono tanti altri che sono fagocitati dalla valanga di pubblicazioni che abbiamo quotidiano. Io lo dico così per chi non lo sapesse, in Italia si pubblicano 156 libri al giorno. Ok. E un altro dato che così sconvolge tutti i campani, noi facciamo il 2% dell'assorbimento nazionale. Bravo. Cioè, quindi ogni 100 copie vendute, la Campania tutta ne vende due. E vorrei che questa cosa cambiasse, sì, perché poi ci sono tanti che amano questo lavoro, che è fatto di passione, cuore, sacrificio e sudore, perché i libri pesano, però è un bel peso. È un bel peso, e poi rimangono, sì, rimangono, non lasciano traccia davvero in chi lo prende, in chi lo guarda, in chi lo rilegge. E poi è bellissimo, cioè come ha scritto la mia amica Caprese, Pina Vuoto, mi ha scritto, mi ha detto, ma è un gioiello, è meraviglioso, è un piccolo gioiello. È vero, è ricchissimo. E quindi siamo molto orgogliosi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta? Sì, sì, siamo arrivati alla fine. Incredibile. Un saluto, ragazzi. Adesso il prossimo passaggio. Ringrazio chi non vedo. Adesso mi piacerebbe vedere i volti di chi è lì con voi e vi invidio un po'. Ci proviamo. Aspetta. Adesso giralo. Sì, così anche chi ci segue. Metto chi vuole vedere. Facciamo una cosa un po' originale. Oh, vediamo se riusciamo a vedere il pubblico. Oh. Applauso a chi c'è e vi vediamo, mi fa molto piacere. Beh, voi avete il piacere di essere lì. Che bello. È stata una mescolanza strana, scusate, però ne valeva la pena. Luca, sei un mito. Ci hai fatto vedere anche il pubblico. Bravo. Allora ci vediamo a Capri però adesso, presenza. Sì, assolutamente. Chi vuole il 20 agosto saremo, Renato, dove? Saremo ai Giardini della Flora Caprese, penso alla Sala Pollio si chiama. Ok. Pomeriggio. Il pomeriggio, quindi chi vorrà, ecco, ci sarà la presentazione tutta in presenza in quel caso. Io devo ringraziare le cartusine, scusatemi, Fede che è dietro, che è stata cioè veramente brava, grazie Federica, e poi Fabia Tolomei che invece ha seguito la redazione, era l'incubo di Angelo e di Renato, che vero, ha cucinato insieme a noi tutto il libro, che non andava mai bene, non finivano mai, alla fine ha detto basta, adesso andiamo in stampa, giusto? Perché i libri, se no, vabbè che li cucini, però a un certo punto capisci che non devono arrivare al punto scotti. Se no scotti, che per una pasta caprese, e diciamo, per me una pasta scotta è il peggio che possa venire, ragazzi, e su questo sono molto napoletana e caprese. Ma ci facciamo una chiumenzana adesso stasera. Facciamo una chiumenzana, cosa dici? Ok. Ragazzi, è stato veramente bello. Io ringrazio davvero tutti, grazie anche per l'ospitalità. Grazie. Ciao, grazie. Grazie Renato, grazie Costanza, grazie. Ciao.
grazie al pubblico, grazie Luca.